non mi puoi scrivere su un contratto se domani finisce la pandemia, tu domani te ne vai. Cioè, qua stiamo parlando di famiglie, stiamo parlando di persone che hanno studiato. Com'è la vita di un precario? La vita di un precario dà sempre difficoltà, perché non si lavora mai con una certa tranquillità, c'è sempre, ci mettiamo tutto il nostro impegno, però potremmo dare molto 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 di più avendo un lavoro stabilizzato, una sicurezza come tutti la vogliono. Tu sei stato in prima linea con il Covid, ovviamente ora che cosa chiedi all'azienda? Ma io lavoro proprio in un reparto Covid, quindi sono stato come tanti colleghi in prima linea e chiedo all'azienda perlomeno un riconoscimento. Noi non vogliamo premi, non vogliamo medaglie, vogliamo semplicemente una stabilizzazione che pensa che ci spetti anche arrivati a questo punto. Tu hai famiglia? Certo. Quindi è sempre più complesso, insomma. Sicuramente, perché il primo pensiero è proprio la famiglia, ecco, tutto qui. Un'assistenza efficace. Allora, io penso una cosa fondamentale: noi siamo infermieri stabilizzati che stanno qui a dare la solidarietà affinché avvengano nuove assunzioni. L'assunzione di tutti questi precari che sono stati utilizzati durante questa pandemia e che sono serviti a fronteggiare questa grande emergenza. È di fondamentale importanza che noi stabilizzati diamo un sostegno a loro, ma soprattutto per migliorare le condizioni di lavoro nostre interne. Più lavoratori vuol dire garantire un miglior servizio. Ci sono varie figure che stanno qui, tecnici di laboratorio, operatori sociosanitari, infermieri, medici, e noi stiamo cercando di creare questo fronte unito contro il precariato. Oggi è anche la giornata mondiale internazionale dell'infermiere e questo è un simbolo per dire che noi vogliamo fare fronte unico e non stiamo solo a commemorare, ma ricordiamo lottando affinché tutti vengano assunti. Noi dobbiamo passare dal chiedere all'esigere. Continuare a avere personale che viene assunto, reclutato quando c'è un'emergenza, senza dire, spiegare, raccontare che in realtà l'emergenza c'era anche già prima del Covid, perché ormai il personale era ridotto all'osso. Sì, sono prevalentemente infermieri, fanno il lavoro degli altri operatori, per questo noi diciamo sì, l'emergenza ovviamente ha un senso, ha avuto un'importanza fondamentale, ma la cosa più importante è continuare a garantire il diritto alla salute ai cittadini anche dopo l'emergenza, e quindi c'è bisogno che questi operatori vengano immessi nei ruoli, ovviamente con i percorsi che la legge prevede, non chiediamo niente di diverso. C'è bisogno di un piano ordinario di assunzione di tutti e tutte. Adesso stiamo dando una mano per la pandemia, quindi abbiamo accettato anche il contratto a tempo determinato di 6 mesi, che poi ce lo possono rinnovare per 6 mesi, però sul contratto c'è bello in evidenza che nel momento in cui dovesse finire la pandemia automaticamente stiamo fuori. Non lo trovo assolutamente giusto, perché adesso che ci sto lavorando dentro c'è una carenza di personale che va al di là della nostra casa, ci vorrebbero ancora altri concorsi per sopperire a tutta questa mancanza di personale, e di conseguenza ne va anche di professionalità. Quello che però purtroppo subiscono questa situazione sono proprio i pazienti. E beh, ci sono reparti che hanno per esempio 2 infermieri e un operatore sociosanitario, e questo è assurdo, perché i reparti sono di 32-34 persone. Un operatore sociosanitario non ce la fa da solo, perché il nostro compito è quello dell'igiene, è quello di portarle a fare le varie analisi radiografiche, certamente non nel reparto, quindi fuori. Abbiamo tante mansioni e quindi in un reparto di 34-35 persone non mi puoi mettere 2 infermieri e un operatore sociosanitario. Per lottare contro questo sistema che vuole ancora nel 2021 un lavoro non assicurato per tutti. Sì, appunto, noi ci sentiamo dimenticati, abbandonati. Prima ci hanno etichettato come eroi, come salvatori, poi nel momento in cui bisogna passare dalle parole ai fatti non veniamo riconosciuti come tali, ovvero l'unica cosa che noi chiediamo è rispetto per la nostra professione, basta al precariato, vogliamo certezze, perché questa è una battaglia non solo per noi ma anche per i cittadini, perché garantire un sufficiente apporto di servizi
garantisce una migliore sanità. Sì, c'è una carenza di infermieri all'interno dei reparti, anche di operatori sociosanitari. Infatti noi siamo qui, al di là della pandemia, a chiedere appunto una migliore sanità per noi e per i cittadini. Siamo delle persone professionalizzate, abbiamo studiato, possiamo stare tranquillamente vicino ad un ammalato.